Caso Pamela, indagini in corso, elezioni scontro aperto sulla sicurezza, scandalo sessuale travolge Oxfam. Va avanti l'attività investigativa sul caso della morte di Pamela Mastropietro. Le indagini non possono ritenersi affatto concluse, ha riferito ieri la procura, e ci sarebbe anche un quarto indagato. Manca poi l'esito di numerosi accertamenti di laboratorio. Cambio intanto al vertice della questura di Macerata, dove è avvenuto il brutale omicidio della giovane. La decisione giunge a due giorni dalle manifestazioni antifasciste e antirazziste, prima negate e poi autorizzate. Il tema della sicurezza infiamma la campagna elettorale dopo la morte di Pamela, i raid di Macerata, gli scontri alle manifestazioni antifasciste e da ultimo il caso del gioielliere indagato per aver ucciso un rapinatore. Renzi mette in guardia da derive pistolere, Salvini rivendica il diritto di difendersi, Di Maio giudica incivile uno Stato che non mette il cittadino in condizione di sentirsi sicuro, Berlusconi punta il dito sulle ultime politiche migratorie. Un brutto scandalo sessuale travolge Oxfam, una delle maggiori organizzazioni umanitarie al mondo. Ad Haiti chi doveva soccorrere partecipava a orge. Sembra che alcuni dei funzionari dell'organizzazione organizzassero incontri con prostitute, forse anche minorenni. A rivelarlo un'inchiesta del Time. Oggi peraltro i giornali inglesi allargano le accuse anche ad altre organizzazioni. Notizie contraddittorie sulle cause del disastro aereo avvenuto ieri in Russia che ha provocato 71 vittime. Errore umano, condizioni atmosferiche avverse o guasto tecnico? È giallo. Per ora non viene esclusa alcuna ipotesi, mentre la Saratov Airline ha sospeso tutti i voli degli Antonov. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adnkronos.com. Arrivederci.